dopo 3 mesi dall'inizio della pandemia, Viviana e il Casentino sono liberi dal Covid. Perché, sindaco? Sì, finalmente abbiamo avuto stamani la notizia da parte dell'ASL dell'avvenuta guarigione dell'ultima persona che era rimasta positiva nel nostro comune di Bibbiena ed era anche l'ultima persona positiva al Covid-19, ovviamente rimasta in Casentino. Quindi possiamo dichiarare, non diciamolo troppo ad alta voce, vogliamo rimanere sull'attenti e non portare sfortuna, però al momento il Casentino è Covid-free. Possiamo dichiararlo e quindi davvero un ringraziamento di cuore a tutte le persone, in primis, che si sono impegnate e stanno continuando ad impegnarsi, tutti i cittadini, nel rispetto delle regole per sconfiggere questo brutto virus che purtroppo ha portato alla pandemia. Un ringraziamento ovviamente a tutte le forze dell'ordine, tutti gli operatori sanitari, in particolare il dottor Vigiani di Igiene Pubblica che ha svolto davvero un lavoro eccellente, ma con ringraziare lui vorrei ringraziare davvero tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e chiunque abbia lavorato per sconfiggere questo Covid. Ricordo che non è finito il rischio continua, dobbiamo mantenere altissima l'attenzione perché una volta siamo riusciti a sconfiggerlo, diciamo così, in Casentino e in Italia in senso più generale. Se dovesse ritornare il lockdown, davvero sarebbe un problema immenso, enorme per il nostro paese, per il nostro territorio. Quindi mi raccomando, davvero continuiamo a rispettare le regole, a rispettare in particolar modo tre regole che sono molto semplici, ovvero lavarsi spesso le mani e pulirle anche col disinfettante, portare la mascherina e mantenere le distanze. Mi raccomando, soprattutto anche noi stessi, ma i figli, gli adolescenti, diciamoglielo molte volte perché ovviamente loro sono quelli più a rischio in questo momento, iniziando a uscire anche il sabato sera e il venerdì, mi raccomando che mantengano sempre le distanze, manteniamo alta l'allerta, però al momento davvero siamo molto contenti di poter dichiarare finalmente Covid-free il Casentino.